Colpisce questa, diciamo, questa sfasatura, no, tra giudizio tecnico e giudizio del, virgolette, popolo? Ma colpisce soprattutto la crescita di questo governo, del consenso di questo governo, perché questo governo si è messo insieme e i numeri erano più fragili. Oggi il consenso attribuirebbe a queste due forze che stanno al governo il 60% e rotti, cioè molto di più di quello che era in partenza. Allora, che cosa voglio dire? Forse gli italiani credono di più a loro che a tutti quelli che ci vengono a raccontare che appunto le cose non vanno bene, che non funziona, che quella è la ricetta, ma non parlo ovviamente della Moretti, parlo proprio degli enti, gli enti da Banca Italia all'Istat, alla Corte dei Conti. Ma dove erano questi signori quando si è costruito il più straordinario debito pubblico? Dove erano tra il 2011 ed oggi, quando sono cresciuti di 407 miliardi i debiti degli italiani? Eravamo a 1.900, sembrava terribile quel 1.900, no? E improvvisamente arriva Monti. Monti, Moretti, non ha fatto una manovra per far crescere l'Italia, ha fatto una manovra che ha affossato l'Italia. Non c'era una misura per farla crescere, erano tutte tasse, non c'erano elementi per sviluppare il lavoro, erano tasse. Eppure l'avete votata e l'hanno approvata tutti. Non c'erano dei provvedimenti di prospettiva per la crescita, c'era la decrescita e per giunta infelice. Allora, Giannini, Fana. Ma è evidente che la gente, guardate, non è d'accordo con questi signori. Abbiamo trovato.